Ci farei il mal di testa, come lo conosciamo, dei nostri cittadini, dei nostri pazienti. È un farmaco ormai diffuso, circa il 10% della popolazione è più del 10%. Pensate che in Trentino circa abbiamo 10.000 persone che sono affette da questo fenomeno. Noi nell'azienda sanitaria offriamo tutte, diciamo, le terapie che sono a disposizione attualmente della medicina moderna, però qui facciamo un passo ulteriore perché organizziamo anche un ambulatorio che, diciamo, multispecialisti, in cui c'è anche l'opportunità per i casi più complessi, di più difficile gestione, di essere curati e affrontati da diversi punti di vista, perché non c'è solo il farmaco, non ci sono solo le terapie iniettive che qui possono essere offerte, ma anche spesso c'è la necessità di una gestione psicologica, di una gestione anche neuropsicologica, di una gestione, diciamo, di terapisti del dolore per le forme più atipiche e meno chiare. L'emicrania, chi non ha sofferto un episodio di emicrania nella sua vita, quindi è un qualcosa di veramente diffuso e importante. E c'è anche da dire che l'occasione per poter interagire con la medicina generale e quindi vedere quali sono i diversi livelli di presa in carico dei pazienti, noi faremo la più ampia collaborazione ai medici di medicina generale per questo, però dall'altra parte possiamo anche, diciamo, dare l'opportunità di una terapia adeguata alle situazioni più difficili che spesso non sfociano dall'emicrania ad altre condizioni, anche, diciamo, di una diagnostica neurologica più sofisticata.